Come si struttura un gruppo offshore? Quali sono gli elementi da prendere in considerazione nella pianificazione, nella strutturazione di un gruppo o di una società che ha deciso di andare offshore? Come si fa a mettere mano tecnicamente su carta? Quali sono gli elementi che vanno a costituire la pianificazione fiscale di un'attività che vuole o deve, per difendersi dalle tasse, andare offshore? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà fiscale, personale e finanziaria dei miei clienti. Anche oggi ci troviamo nella splendida cornice di Marina Bay qui a Singapore e non è un caso che nel paradiso fiscale dell'offshore, quarto centro finanziario per importanza del mondo e non della sola Asia, andiamo a parlare di pianificazione fiscale e di strutturazione di gruppi offshore. Molto spesso mi chiedono, soprattutto le persone che agognano a rivestire il ruolo di fiscalista internazionale, cosa che io non suggerisco di fare, mi chiedono come si fa, da dove si comincia. La fiscalità internazionale è una materia assai complessa, assai complicata, che deve essere maneggiata da professionisti con tanto di titoli ed expertise, e non può essere improvvisata, perché si scherza con il futuro fiscale e anche penale in determinati casi dei clienti, e quindi bisogna essere strutturati e avere le spalle larghe e soprattutto tanta esperienza. Ma non perdiamo tempo e quindi disveliamo gli altarini della fiscalità internazionale, quali sono gli elementi che, partendo dalle multinazionali ma oggi anche i piccoli gruppi, grazie alla globalizzazione, alla digitalizzazione, al nomadismo digitale, è possibile applicare per andare a sgravare, per andare ad abbassare il tax burden. Ma non solo, perché la pianificazione fiscale internazionale non fa solo questo, non minimizza soltanto il carico fiscale, ma si prende cura delle implicazioni fiscali, quindi che cosa succede se sbaglio, che cosa succede se arriva la tax authorities, no? Bisogna fare attenzione alle implicazioni, quindi la responsabilità che noi fiscalisti ci prendiamo è enorme per diminuire quella dei nostri clienti. E allora, da dove si parte? Evidentemente dal quartier generale, cioè qual è la tua tipologia di attività, che cosa fai, se sei l'azionista, se sei il director, se sei uno dei soci, di cosa ti occupi, che forma sociale dobbiamo dare alla tua tipologia di attività, quindi forma sociale e giurisdizione. Tecnicamente quando si va offshore si pensa alle grosse piazze, che sono fondamentalmente le isole del Canale, il Belize, British Virgin Island, Marshall Island, eccetera eccetera. C'è da dire che questa tipologia di offshore negli ultimi 10 anni, soprattutto dal 2015 in poi, anno in cui si è lanciato il progetto BEPS dell'OCSE, è andata un attimino scemando, e invece quella che ha preso obiettivamente il sopravvento negli ultimi anni è stata la UAE, cioè tecnicamente quella che voi conoscete come Dubai, quindi le free zone di Dubai vengono altamente utilizzate per andare offshore, che, lo ribadisco, casomai ce ne fosse la necessità, non c'è assolutamente niente di illegale. Quindi queste erano le piazze principali, ma andare offshore poi in realtà significa tutto il contrario di tutto. È possibile incorporare società offshore, cioè lontani dal paese dove per esempio vive il director, anche alcune giurisdizioni europee, se viste con determinati occhi, possono essere considerate offshore. Però diciamo che dobbiamo andare a ragionare quindi sulla giurisdizione. Come facciamo a scegliere la giurisdizione dove incorporare il tuo quartier generale, cioè da dove esercitare la tua attività di imprenditore, la vostra attività di imprenditori o dei vostri investimenti? E allora devo andare a guardare in primis la reputazione di quella giurisdizione. Questo forse è il motivo per cui i paradisi fiscali classici negli ultimi anni sono andati decadendo. Poi che tutto possa essere paradiso fiscale è un'altra questione, la approfondiamo già in altri video all'interno qui del canale, cui tra l'altro ti ricordo di cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche e soprattutto di lasciare un like a questo meraviglioso contenuto gratuito che sto portando sulle vostre tavole. Ora, tornando alle reputation, quindi dicevamo chiaramente nei classici paesi offshore, per scandali mediatici, non mediatici, eccetera eccetera, sono un po' andati decadendo. Dubai invece ha guadagnato strada e quindi si è fatta strada all'interno di questi paesi, dei paesi dell'offshore. Quindi devo andare a vedere la reputazione, che cosa va bene ai miei clienti, e questo è un consiglio che non noi per forza consulenti riusciamo a dare, ma è necessario capire chi sono i tuoi clienti per capire se quando ti chiedono una fattura, gli mandi una fattura dal Belize e loro sono contenti di pagartela oppure no.
devi dare un occhio anche a quell'atteggiamento della guardia di finanza, evidentemente, ma questo è un'altra storia. Quindi reputation, dopodiché devo andare a vedere dove si trova la tua residenza fiscale, cioè l'imprenditore, dove vuoi vivere, qual è il tuo lifestyle, dove ti piacerebbe vivere, perché non tutte le giurisdizioni, i paesi dove ti piacerebbe vivere possono essere incrociate con strutture offshore. Quindi questo è il secondo elemento: che cosa vuoi fare da grande, qual è il tuo lifestyle, dove ti piacerebbe vivere, o anche controllare e dettare il management day by day, ma anche quello strategico della tua società. Il terzo punto è il banking. Devo fare attenzione a quali sono le banche che si prestano alla tipologia di attività che svolgo, perché non tutte le banche vanno bene per tutti, oppure ci sono dei paesi, lo rivediamo anche questo in un prossimo video, che cominciano a richiedere dei requisiti di sostanza importante, per cui se tu apri una scatola vuota la banca te la puoi anche dimenticare. Ci sono anche altri discorsi legati al banking che tra l'altro vediamo tra pochi secondi. Il quarto elemento invece da prendere in considerazione è la tipologia di income. Che cosa fai? È un active trade of income, cioè un'attività di trading, vendi, sei un commerciante, oppure hai necessità di ricevere passive income, quindi penso al self-publishing, penso a chi ha necessità di ricevere royalty, interessi da investimenti, finanziamenti soci che rientrano all'interno dell'azienda, eccetera eccetera, oppure se potresti avere un'attività legata anche solo a pagamenti cripto. In quel caso devo capire quale giurisdizione è favorevole a permetterti di strutturare il quartier generale, perché se hai bisogno di passive income devo andare a ragionare su paesi con tanti trattati contro doppia imposizione che detassano queste tipologie di income. Se hai necessità di storage la tua intellectual property in qualche società, devo andare a ragionare su paesi che hanno il patent box regime per poter detassare in qualche modo gli income legati alla proprietà intellettuale. Insomma, non è semplice il lavoro di un fiscalista, ma chiaramente, essendo il nostro lavoro, lo facciamo con estrema passione e con tanto piacere. Quindi la tipologia di income è la quarta. Alla luce di questi elementi e anche altri, andiamo a capire dove piazzare la tua società. E quali sono gli altri elementi che intervengono all'interno della pianificazione fiscale internazionale? Bene, potresti aver bisogno di subsidiary, cioè di società controllate, di altri pezzi da aggiungere sulla scacchiera. Banalmente abbiamo un quartier generale nel mezzo, quello che possiamo fare, tra le altre cose, poi ci sono strumenti di finanza avanzata, eccetera, eccetera, ma con calma, questo è un entry level della pianificazione, non ti posso dire evidentemente tutti i nostri segreti, possiamo andare ad aggiungere pezzi sotto oppure pezzi sopra. I pezzi sotto materialmente sono delle subsidiary, cioè delle società controllate, che fanno cose, cioè che svolgono delle attività che possono essere congeniali o funzionali per la tua attività principale. Ad esempio, possiamo considerare l'incorporazione di una cosiddetta società di fatturazione o billing company, quando il quartier generale si trova in una banca in una giurisdizione in cui la banca è un po' weak, è un po' debole. Molti miei clienti, per esempio, hanno aggredito il mercato australiano o il mercato brasiliano, aggredito in termini economici, e quelli sono mercati dove tecnicamente chi paga, paga in valuta locale. Quindi tecnicamente avrò bisogno di una banca in Australia o di un conto in dollari australiani, così come in Brasile tecnicamente molto spesso si aprono società controllate, perché chi paga, paga in reais, perché lì poi c'è anche un problema di valutazione, cioè insomma ci sono una serie di problematiche da prendere in considerazione. In questo caso una billing company è quindi una società che ti permette di avere un conto corrente e strumenti di pagamento che funzionano in quel paese, o che funzionano al posto degli strumenti che si trovano invece nel paese in cui ha inserito il quartier generale, ok? Quindi un altro pezzo che si può aggiungere alla scacchiera è quella di una società che si occupi del personale. Per quale motivo? Molti miei clienti, soprattutto nell'economia digitale, io in primis ho questo problema, hanno dipendenti o collaboratori un po' sparsi per il mondo. Io ho clienti che, per esempio, di infomarketing, che vendono in tutto il mondo e hanno 7 dipendenti in UK, 5 dipendenti in Irlanda, 4 dipendenti in Polonia, eccetera, eccetera. Come si fa? È un casino che la metà basta, ed è uno dei motivi principali per cui io non dormo la notte, ma questa è un'altra storia. Quindi una staffing company è una società che si prende cura del personale. Tra l'altro poi è possibile ragionare anche su paesi dove è possibile magari reclutare personale a basso costo, con un costo del lavoro più basso, piuttosto che avere 1000 dipendenti sparsi per il mondo. Ma questo è quello che fa una staffing company, quindi massimizza la possibile economia di scala legata al personale dipendente, minimizza il costo del lavoro e soprattutto è tax wise, è assolutamente coerente
con l'impostazione della struttura offshore. Un altro pezzo ancora che possiamo considerare, e chiudo perché poi ho già regalato troppi preziosi consigli, è invece aggiungere un pezzo sopra la struttura, sopra il quartier generale. Bene, tecnicamente lì si va ad aggiungere o un trust o una holding company, dipende sempre dalle esigenze dei clienti, è sempre necessaria una case by case analysis. Questa è una generalizzazione importante, quindi di nuovo don't get me wrong, e poi dici che è stato il dottor Taglialatela a suggerirti di fare questa cosa, ok? Ma piuttosto viene in consulenza. Quindi una holding company potrebbe essere il caso di utilizzarla, per esempio quando ci sono più soci che hanno necessità di entrare nel capitale, o quando ci sono soci che vogliono entrare nel capitale dell'azienda non come persone fisiche ma come persone giuridiche, ok? Quindi ha una doppia funzione, un po' quella di allargare la possibilità della compagine societaria, un po' quella di massimizzare la tassazione dei passive income che vengono da sotto. Inoltre la holding serve anche per migliorare la gestione di tesoreria, le finanze del gruppo, ma questa è un'altra storia. L'alternativa è quella invece di piazzare anche sopra la holding un trust, ma il trust ha funzione, diciamo, di asset protection, è tutta un'altra storia, è comunque da prendere in considerazione se i fatturati cominciano a diventare importanti. Io sono Luca Taglialatela, ti ho appena disvelato tutti i segreti della pianificazione fiscale internazionale, per cui tu non hai più bisogno di me. Nella misura in cui fossi alla ricerca di un relocation plan o di una pianificazione fiscale per il tuo gruppo in continua espansione, io ti invito a cliccare il link in descrizione e prenotare una consulenza con il sottoscritto o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.